C'è un giochino logico di economia comportamentale che credo la tua mente imprenditoriale dovrebbe conoscere. Immagina una situazione del genere. C'è un piccolo comune composto da soli 10 cittadini. Ogni cittadino ha un capitale di 50 euro e dovrebbe, per legge, investire questi 50 euro nel fondo di investimento del comune, il quale poi ridistribuirà i profitti a tutti e 10 i cittadini. Devi sapere che quelli del fondo del comune sono così bravi che ogni volta che tu metti dei soldi nel loro fondo, loro li moltiplicano per 10 e a fine giornata li distribuiscono a tutti. Il fatto è che quel comune è un comune che crede nella responsabilità personale, per cui non controlla chi versa e chi non versa i 50 euro. D'altra parte, un cittadino sa che non ci sono controlli e dunque dentro di sé sa che può scegliere se fare la cosa giusta, ovvero mettere i 50 euro nel fondo, oppure non metterli. Ora, se tutti e 10 cittadini decidessero di mettere 50 euro dentro il fondo, a fine giornata ci sarebbero 50 per 10 uguale 500 euro, che moltiplicati ancora per 10 farebbe 5.000 euro, che è la ricchezza massima che il comune può ottenere con questo sistema. E ogni cittadino, quando il comune distribuirà questa ricchezza, tornerebbe a casa con 500 euro, cioè 5.000 diviso 10 cittadini. Ma cosa succede se invece un cittadino soltanto decide di fare il furbo e non mettere i suoi 50 euro dentro il fondo? Succederebbe questo. 9 persone metterebbero 50 euro, quindi nel fondo ci sarebbero 450 euro di capitale, 9 per 50. E a fine giornata il fondo moltiplica per 10, quindi ci sarebbero 4.500 euro da distribuire sempre a 10 cittadini, perché ti ricordo che il comune distribuisce a tutti i cittadini indipendentemente da chi versa e chi non versa. Quindi 9 cittadini si troverebbero con 450 euro in mano, ma uno solo, quello che non ha contribuito, avrebbe 450 euro più i 50 che si è tenuto prima, che fa 500 euro. Ma a questo punto i 9 cittadini onesti vedono che il cittadino furbacchione di prima si è comprato una macchina nuova e ha postato la foto su Facebook con la frase «Se credi nei tuoi sogni, puoi farcela anche tu». La frase ha ottenuto ben 6 like, il 60% della popolazione. Allora questi 4 che non hanno messo like gli girano le palle di brutto. Ora, non sapremo mai se è stato quel post su Facebook il motivo. Fatto sta che il giorno dopo altre 3 persone decidono di non contribuire al fondo comunale. Nel fondo così entrano solo 300 euro. A fine giornata il fondo moltiplica per 10, quindi 300 per 10, 3.000 euro, che vengono sempre divisi tra tutti e 10 cittadini. Quindi ognuno si trova con soli 300 euro in meno, tranne i 4 furboni, e si ritrovano in mano 350 euro a testa. Le frasi motivazionali su Facebook si moltiplicano. E per fartela breve, in poco tempo, nessuno contribuisce più al fondo. Alla fine la ricchezza di quel piccolo comune passa da un complessivo di 5.000 euro, il caso in cui tutti avevano contribuito, a soli 500 euro, il caso in cui nessuno ha più contribuito. Ma le bacheche di Facebook sono piene di frasi motivazionali. Ora, questo ragionamento cosa sembra suggerire? Sembra suggerire che la disonestà ha un costo sociale che alla fine pagano tutti, perché l'intero comune ora è meno ricco. Tuttavia, la disonestà sembra un sistema più stabile dell'onestà, perché basta anche una sola persona disonesta perché il suo metodo si diffonda come un virus e contagi anche gli altri partecipanti. Ora, questo è solo un giochino, ma lascio a te pensare cosa accade nel mondo vero. Rifletti su questo. Se scegli di fare business in modo disonesto perché tutti gli altri fanno così, puoi raccontarti tutte le palle motivazionali che vuoi o dirti che è giusto farlo perché tutti fanno così, ma ci sono ottime chance che in questo modo stai rendendo il mondo dove tu stesso vivi e magari dove vivranno i tuoi figli un posto peggiore di come l'hai trovato. Alla prossima, da J.L. Marshall.